Noi oggi parleremo di Commons, che come probabilmente già sapete, però è bene ribadirlo, è il progetto di Wikimedia Foundation per ospitare i file multimediali, che siano liberamente utilizzabili e caricabili da chiunque. Ora, questo con alcuni se. L'idea è che ci sono tantissimi file. A oggi erano più di 61 milioni. Tutti quanti sono liberi, quindi esattamente nello stesso senso che per Wikipedia o per gli altri progetti. Libero vuol dire che è liberamente riutilizzabile sotto i termini di una licenza libera e che si possono liberamente modificare, esattamente come le pagine di Wikipedia, e liberamente ridistribuire, sempre rispettando i termini di licenza. Allora, qui c'è un link. Che beh, sarebbe l'indirizzo commons due punti file types su commons che elenca tutti i tipi di file multimediali che ospita la piattaforma. Ci sono le immagini, ci sono i suoni, sono i video, quindi tutti i file multimediali che potete caricare, i libri, quelli che finiranno su Wikisource e così via. Alcuni formati sono accettati. Altri magari un po' più esoterici, anche se il déjà vu è abbastanza esoterico per me, altri formati no. Comunque in questa pagina, che se volete segnare, ritrovate più o meno tutto quello che ospitiamo. Ovviamente non ospitiamo tutto. Commons ospita contenuti multimediali di carattere educativo. Cioè non è un sito di hosting libero tipo Flickr o altre piattaforme. Niente foto private, non caricate le foto delle vostre vacanze, non interessano a nessuno, non sono educative. A meno che non abbiate fotografato opere d'arte, dove si possono fotografare, monumenti, panorami e così via. Niente selfie, niente piselli al vento, perché ogni giorno c'è tantissima gente che vuole mostrare il suo pisello su Commons, su tutte le forme e tutte le angolature. Chiedetevi, questa cosa può essere utile per un progetto Wikimedia? Se sì, caricatela tranquillamente, se c'è una voce su Wikipedia. Se no, se è una foto del vostro cane, a meno che non sia l'unico esemplare, di una razza in via, di sparizione o protetta dall'UNESCO, no. Il vostro cane o il vostro gatto non interessa assolutamente a nessuno, neanche le foto dei vostri bambini, neanche i disegni che fanno e così via. Carattere educativo. Poi è ovvio che alcune immagini di cani, di gatti, di disegni di bambini ci saranno, però non possiamo ospitare tutte le foto di gatti che sono presenti sul web. Ho accennato a Wikipedia, sì, perché lo scopo principale di Commons, almeno per quanto ci riguarda, è di ospitare i file multimediali per le voci che andremo a scrivere su Wikipedia oppure i libri che andremo a scrivere su Wikibooks e così via. Per esempio, quasi tutti i libri su Wikisource sono caricati in formati, in formato déjà vu o in PDF su Commons. Parlavo di tutti i progetti della Foundation, tranne Wikidata, perché? Perché su Wikidata c'è di tutto di più. E non credo, c'è una discussione in atto in questo momento, forse è già chiusa. Comunque non tutti gli item di Wikidata sono enciclopedici nei termini di Wikipedia o rilevanti nei termini di Wikisource. Va pensato un poco cosa si carica. Tornando alla presentazione, allora, un altro aspetto molto importante è quello che si può caricare. Perché? Perché c'è una cosa che si chiama il diritto d'autore, quindi i file sui quali non avete permessi non li potete caricare. Quindi, essenzialmente, si possono caricare le foto che voi avete scattato con le vostre manine e con la vostra macchina fotografica e che non avete mai pubblicato. Roba inedita, quindi non l'avete messo su Facebook, che non è stata pubblicata in un libro o in un articolo scientifico e così via. La foto che avete fatto a quel bellissimo esemplare di cammello nel deserto del Sahara la potete caricare, ma soltanto a patto che l'avete scattata voi. Un'altra categoria sono le foto con licenza libera, o
Ora, la licenza libera non è qualcosa che uno si inventa. Deve essere menzionata esplicitamente nella fonte. Se non è menzionata esplicitamente, allora quel file, quella foto, non è con licenza libera. Poi si caricano i file che sono liberi in un altro senso, cioè non sono pubblicati con una licenza Creative Commons. Possono essere, per esempio, nel dominio pubblico, andremo a vedere a breve. Va bene questo tipo di file, però dovete essere capaci di dimostrare che sono file nel dominio pubblico. Perché insisto su tutto questo? Perché la violazione al diritto d'autore è un reato penale, cioè finite in galera. Se non finite in galera avete una multa e la multa è molto salata. Quindi il modo più sicuro di non finire in galera è di non pubblicare, modificare e ridistribuire file che non vi appartengono. Cioè, potete farlo soltanto con file che sono vostri. Altrimenti, noi come Commons, come Wikimedia, facciamo una brutta figura perché ospitiamo materiale rubato, perché è equiparato al furto, il copyviol, e voi, vabbè, che avete già fatto una figura meschina, verrete in più bloccati, quindi meglio evitare. Poi su Commons ci sono utenti dediti a ricercare questo tipo di cosa. Perché? Perché è una piattaforma, come molte piattaforme sul web, tra cui anche Wikipedia, dove c'è gente un po' fissata. Credo che Jim, che è un amministratore di Commons, ha detto una volta che siamo tutti quanti in the spectrum. Abbiamo tutti qualche fissa per stare su queste piattaforme web. Forse su Commons di più. Quindi c'è gente che, sì, se manca una virgola, ve la fa notare. Perché c'è gente fissata, ma è anche vero che a causa di questo rischio del reato penale, Commons è fatto per gente precisa. Quindi andiamo a vedere rapidamente il primo, un esempio del primo tipo di file, ossia quello che è una foto mia, fatta da me. Come posso dimostrare che è fatta da me? Uno, ci sono tutti i dati della fotocamera. Di solito le foto prese dal web non ce le hanno. E poi non è mai stata pubblicata altrove, perché abbiamo parlato di foto inedite. Per le foto che sono già state pubblicate altrove, apriremo un capitolo a parte, magari un altro giorno, un'altra serie di passaggi pesanti e noiosi da fare per poterle pubblicare. Quindi, adesso vi mostro come caricare una foto che ho scattato con la mia macchina fotografica. Prendo un file, allora. Apro questa finestra che vi condivido. Oppla. Qui ho tre file. Iniziamo con questo, che andrò a caricare su Commons. Quindi apriamo una bella pagina web. Eccovi qua. Il caricamento guidato. Dove sta il caricamento guidato di Commons? Questa è la pagina principale. Qui sono i messaggi di rompiscatole. E qua sul lato c'è carica. Lo vedete? E apre questo wizard. Allora, vedete, questa finestra è molto semplice, vi accompagnerà durante il caricamento e vi consiglio fortemente di utilizzarla. Di solito si apre con questa schermata che vi ricorda un po' cosa potete caricare e cosa non potete caricare. Tipicamente opere create interamente. Quindi seleziono un file da caricare e andrò a prendere l'immagine. Prendiamo questa qui. Ho anche fotografato un ragnetto che stava in un angolo di casa, però prendiamo questa foto. Mi dà errore, però lo ignoriamo. Di un bellissimo fiore di crescione che è sul mio balcone. Allora, quel caricamento è andato a buon fine, con il verde,
Posso fare rimuovi se non sono convinto, posso aggiungere altri file, tipo potrei aggiungere il ragnetto che ho fotografato. Però noi continuiamo. Qui si parla di licenze libere, quindi bisogna dare come informazione chi è l'autore e con che licenza lo vuole pubblicare. Qui l'autore sono io e se lo caricate voi apparirà il vostro nome utente. Potete cambiarlo, potete scrivere il vostro nome, oppure un altro pseudonimo, quello che volete voi. Qua scegliete la licenza, che sono cre licenze Creative Commons. Faccio notare che le licenze Creative Commons soltanto voi in quanto autore potete attribuirla a un file preso da internet. Che non abbia esplicitamente una licenza libera assegnata, non potete caricarlo così. Un file nel pubblico dominio non potrà avere una licenza Creative Commons, ad esempio. Io metto CC0 perché non mi importa, non voglio lucrare sul file, non mi interessa la gloria che mi citino, la do nel dominio pubblico. E quindi, siccome questo è un wizard, vi dà alcuni campi da riempire. Il primo è il nome del file. Va messo un nome del file che abbia un senso, nella lingua che volete. Fiore di Crescione. Lepidium è il nome del genere di questo tipo di pianta in latino. Il nome deve essere, perché deve essere rappresentativo il nome? Perché deve portare informazione sul file, perché posso fare la ricerca di immagini anche attraverso il nome. Didascalia. Che didascalia vogliamo mettere a questa immagine? Nel caso sia caricata automaticamente su un progetto Wikimedia. Fiore di Crescione. Un'altra lingua, no, mettiamo in italiano, va bene. Descrizione. Fiore di Crescione. E poi mettiamo fra parentesi il nome latino del genere perché non so di che specie stiamo parlando. Mi chiamo specie di tipo Lepidum. La data è quella di oggi. Categorie. Categorie è molto importante perché permette di ritrovare il file navigando nelle categorie. Se non mettete la categoria al file e non mettete un nome significativo, rappresentativo, questo file sarà perso nei 64 milioni di file di Commons e nessuno potrà mai utilizzarlo. Le categorie sono una struttura d'albero. Magari mi porrete le domande su questo perché è abbastanza complessa come struttura, però con un po' di abitudine si riesce a risolvere, a ritrovarci un cammino. Si possono correggere, tutte queste informazioni si possono correggere dopo. Quindi io metto una categoria semplice, mi indica il genere e mi indica anche tutte le specie che io non conosco, quindi potrei fare. Va bene così. Posizione, altre informazioni. Se volete mettere le coordinate dove avete scattato la foto, bene. Qua si apre una mappa. Pubblica il file. La novità in Commons è che dopo il caricamento si apre quest'altra finestra. Che cos'è? E dove si mettono le informazioni di Wikidata. Perché? Perché su Wikidata finiscono tutte le fotografie di Commons. Ops, dove sono? Mi sono perso la finestra. Eccolo qua. Allora, e siccome questo file finisce su Wikidata, va messo un'informazione anche su Wikidata. Quindi la didascalia. Che cosa rappresenta? Lepidum, il tipo di pianta. Rappresenta anche un fiore. Fiore, organo riproduttivo dell'angiosperme. Sì, perché fiore può essere anche un cognome, può essere anche una figura araldica, un nome, Firenze, così via. È un fiore che c'è più.
Questa foto può anche servire per indicare il colore arancione, in italiano. Arancione è un colore. Ok. C'è una cosa che è proeminente. Sì, il fiore, boh. Va bene così. Pubblica i dati. Adesso su Wikidata questi tre elementi saranno associati a questa foto. E questa è la solita pagina finale dove ho il Wikicodice per mettere questa immagine in una pagina di Wikipedia, il link alla pagina che posso aprire direttamente e andare a trovare qui. Dunque qua vediamo l'Epidum. Posso cambiare la categoria, posso mettere per esempio una specie non identificata di Lepidium. E magari qualche botanico passerà e me la classificherà per bene. E poi ci sono tutte le informazioni che abbiamo messo prima. Una descrizione, la data, la fonte, opera propria, e l'autore che sono io, e la licenza. E poi i metadati, della macchina fotografica, che poi se andrete a vedere le mie foto come le foto di tutti gli utenti di lunga data, oppure che sono continui a pubblicare su Commons, usano tutti quanti la stessa macchina fotografica e si riconosce. Le violazioni di copyright come si riconoscono? Beh, sono file presi a caso nel web e quindi non sono sempre le stesse macchine fotografiche, è un metodo per identificarle. Torniamo a noi e torniamo alla presentazione. Ci sono domande finora? Al momento in chat tutto tace, però approfitto del fatto che tu ti sei fermato per dire una cosa, chiedere alle persone che non si sono, anzi, vabbè, Francisco dice che aspetta la fine per fare domande, però evidentemente qualcosa ha già accumulato. E, chiedo solo alle persone che non si sono date un nickname, nel senso vedete che tutti quanti sulla destra abbiamo un nome utente, se potete aprire con diciamo il terzo tra i tasti che trovate a sinistra, quello più a destra, apre una chat e vi potete dare il vostro nome, così semplicemente se scrivete una domanda o volete fare una domanda so come vi chiamate. Un codice numerico. Esatto, come il figlio di Elon Musk. No, perché sì, a un certo punto ho sentito un beep, quindi sono andato un po' nel panico aprendo le varie finestre pensando che ci fosse una domanda. Ma No, mi no, è avverti tutto tu? ok, puoi proseguire per il momento. Perfetto. Allora, presentazione. Adesso passiamo all'altra categoria, quindi abbiamo visto come caricare un file che è opera propria. Andiamo a prendere un file che è già pubblicato con licenza libera, quindi c'è una licenza Creative Commons associata. Come faccio a saperlo? C'è scritto. Se non c'è scritto, non è pubblicato con licenza libera, quindi dire, ah, ho trovato il file sul web, è pubblico. No. Sul web avete il diritto di vederlo, nessuno ha detto che avete il diritto di modificarlo, di ripubblicarlo da qualche altra parte, di cambiargli la licenza e così via. Sempre reato penale, come dice Francesco. Quindi deve esserci scritto da qualche parte. Un sito web qualsiasi, che può aver scritto da qualche parte, tipicamente in basso alla pagina oppure nelle note legali del sito, tutti i contenuti di questo sito sono pubblicati con licenza Creative Commons CC BY SA 4.0 con link alla licenza e va benissimo. Cosa si fa? Si carica il file, più o meno come ho fatto adesso, cioè lo scaricate, poi lo ricaricate, e poi chiedete a un utente che è il flag di revisore di licenze, se esiste questo su Commons, ossia è un utente che ha la fiducia della comunità per controllare che i file caricati abbiano la licenza che è stata indicata.
Quindi che faranno questi poveri Madonne? Andranno sul sito web indicato come fonte, cercheranno la licenza e se corrisponde alla licenza col quale il file è stato caricato, metteranno ok. Altrimenti cambieranno la licenza. E se invece la licenza non c'è, oppure è scritto tutti i diritti riservati, segneranno l'utente agli amministratori per bloccarlo e cancellare tutto quello che ha caricato. Quindi ci sono due tag da mettere assolutamente quando si carica un file da una fonte esterna. License review è per un file generico. Flickr review, come dice il template, è per un file caricato da Flickr. Ce ne sono magari altri perché Commons è il paradiso dei template. Ce ne sono a migliaia, per qualsiasi cosa. Però questi sono i due principali. Quindi adesso andremo a caricare un file con licenza libera da Flickr. Con il wizard e vi mostrerò che chiunque può farlo. Basta saper leggere. Quindi adesso prendo una finestra di un utente al quale attingo di tanto in tanto, anche se a malavoglia, su Flickr. Quindi, hop, hop, e andiamo a prendere. Questo si chiama Fiore Barbato, è un fotografo campano che dagli anni 70 fotografa tutti gli eventi nei paesini più remoti della Campania, anche del Lazio, anche in Basilicata, si sposta parecchio. Sono le feste di paese, sono tutti quegli eventi folcloristici che hanno tendenza a scomparire, le tamborriate estive, le feste delle Madonne, le processioni, così via. Ha una galleria molto ricca, come vedete, organizzata per paese, e ci sono molte voci di Wikipedia che non hanno foto per i paesini piccoli. Quindi si può venire qui e cercare un posto dove lui sia andato. Ha la buona abitudine di pubblicare i file con licenza libera. Adesso vi mostro. Perché dicevo a malavoglia? Perché ha anche la cattivissima abitudine di caricare dei file con un grosso watermark sopra per dire che il file è suo. Ora, io dico, tu carichi un file con licenza libera per farlo riutilizzare agli altri. Perché ci schiaffi il tuo nome sopra? Cioè, per il nome, per la gloria, ma no, ma se l'hai pubblicato con licenza libera, sto cercando una foto nel frattempo da caricare, Gesualdo in provincia di Avellino, ci ispira? Gesualdo in provincia di Avellino. Dico io, se tu fotografi questa bella signora in costume, perché ci scrivi By Fiore G. Barbato se già c'è scritto il tuo nome qui e se il nome è presente nei dati EXIF, nei dati della fotocamera, ve lo mostrerò dopo. La licenza libera impone di citare il nome dell'autore. Impone di citare il nome dell'autore. Devi farlo. Se non l'autore, si può rivolgerti contro di te, ti può man far mandare una lettera dall'avvocato. Non c'è bisogno di mettere in grande un watermark sopra alle foto. E queste qua non mi ispirano molto perché c'è poco di significativo. Il paesino di Tufo. Ecco, possiamo prendere questa. Castello di Tufo. Eccola qua. Allora, ho una panoramica del villaggio. Vabbè, sto tergiversando. Come vedo che questa foto la posso usare su Commons? C'è il nome dell'autore, c'è la foto e qui, vedete qui, c'è la licenza. Questo omino e questa freccia che fa un circolo. Questo vuol dire che devo citare l'autore e questo vuol dire che la posso riutilizzare. CC BY SA. Se non sono sicuro, clicco sopra. E vedo la licenza. Ti interrompo solo un secondo, Emanuela voleva fare una domanda, non so se vuoi direttamente aprire il microfono. Parla, ti ascoltiamo. Mi sentite? Forte e chiaro.
No, mi è capitato su questo sito di approfondire una foto perché dovevo citarla all'interno di un PowerPoint e in realtà qualcuno si era preso la fotografia di un altro, quindi l'aveva spacciata per sua, però io approfondendo a catena ero risalita al fotografo reale. Era una foto molto famosa di Steve Jobs che praticamente qualcuno aveva spacciato per sua. Però era troppo strano, quindi questo però era talmente evidente, insomma, ci possono essere foto magari meno così particolari e quindi magari una non approfondisce. Volevo sapere appunto se noi facevamo riferimento a questo sito e se poi la responsabilità era di chi aveva dichiarato che la foto fosse sua su questo sito, per esempio. Ottima domanda, Emanuela. Questa cosa è conosciuta su Commons e si chiama Flickr washing, ossia Ah, gente ok, ha creato perfetto. foto su Flickr che non sono sue. Sì. C'è una lista da qualche parte, basta fare una ricerca nelle pagine di servizio, dei siti più noti, cioè degli account più noti su Flickr che hanno questa abitudine qui. Di solito sono bannati, cioè c'è una blacklist e se tu carichi una foto da uno di questi account ti blocca, ti impedisce. Ovviamente non tutti sono noti, soltanto i più grossi. No, allora, di solito appunto tu hai fatto bene a cercare la fonte. Non se ne tiene troppo conto riguardo all'utente che si è fatto ingannare da questo. Però sì, è una cosa che esiste e che è problematica. Appena Ok, grazie, si grazie. individua, si mette in questa blacklist. Grazie. Figurati. Quindi adesso torniamo al nostro caricamento guidato. Quindi io prendo qua questa foto di tufo. Che devo fare? Devo copiare il link. Potrei anche copiare, credo, soltanto il nome della foto, però io copio tutto il link a scanso di equivoci. E vado sul mio caricamento guidato. Allora, abbiamo caricato il crescione, faccio carica altri file. Vedete che qui sotto c'è scritto carica immagini da Flickr? Quindi invece di caricarle dal disco rigido del mio computer, posso caricare direttamente da Flickr. Ci sono le istruzioni, quindi le condizioni d'uso sono appunto di andare a verificare che l'immagine sia caricabile. Copio il link, l'URL della foto di prima e faccio recupera da Flickr e incrocio le dita. Qui fa tutto lui. Mi va a prendere la foto, la carica, mette la licenza e vi associo il nome. Verde, posso continuare. E ritorniamo alla stessa schermata di prima. Quindi alcuni campi sono già compilati, latitudine e longitudine. Allora, di solito le foto di Commons hanno un nome che vanno dal più specifico al meno specifico. Quindi questo sarebbe prima il castello medievale e dopo il nome del paese. E niente punto alla fine, altrimenti abbiamo un doppio punto con l'estensione. Lo chiamo il castello medievale Tufo Avellino 2002, anche le virgole mi sono antipatiche nei nomi dei file. Nome del file, allora, è questo, didascalia. Non invento cose strane, metto questo. In inglese, Castle in Tufo, Italy. O Castle of Tufo. Siccome il signor Barbato mette il link alle voci Wikipedia nelle sue foto, c'è scritto Wikipedia due punti, invece qua metto il castello medievale. Siccome nella didascalia posso scrivere un italiano un po' più corretto, posso mettere di tufo. La data non la metto perché il caricamento guidato l'ha trovata da solo e mi ha messo domenica 15 settembre nel 2002.
La categoria è essenziale se voglio ritrovare il file. Potremmo mettere più di una categoria. Io metto tufo, che sarà probabilmente il nome del paese, e poi andremo a vedere. Però questa è la volta in cui utilizzerò altre informazioni. Abbiamo visto che il signor Barbato ha messo in grosso un tag col suo nome e io lo dico. Questa foto è watermarked. Questo è un template di Commons. Pubblico, adesso vi mostro cosa succede. Solita schermata di Wikidata. Forse, se siamo fortunati, c'è un item per il castello di Tufo. No. Quindi metterò tufo come un italiano, castello, complesso fortificato. Vabbè. Bella lì. Andiamo a vedere la foto. Eccola qui. È una foto del 2002, quindi le fotocamere non erano come adesso, avevano una risoluzione molto più bassa. Però c'è la didascalia in inglese, la data, la fonte, quindi il link al sito web e alla pagina del sito web, non il sito web in generale, però il link preciso, l'autore, luogo dello scatto, possiamo vedere anche dove è Tufo in provincia di Avellino. Eccolo qui. Irpinia, bel paesino, è una bella zona quella. Ecco il watermark. Questa immagine contiene un mark sovrimpresso, aggiunto digitalmente un watermark. Ho dati sull'autore nell'immagine stessa, cosa inutile. Perché? Perché l'autore è citato qui. L'autore è citato nei metadati. Autore Fiore Silvestro Barbato, che fa ottime foto, però ci metti il watermark. E questa cosa che vedete qui in giallo è il Flickr Review, il template di cui parlavo prima. Cioè passerà un utente che andrà a vedere il sito web, cioè cliccherà qui, andrà a vedere che si tratta della licenza Creative Commons attribuzione condividi allo stesso modo 2.0 e farà un più qui. Allora io lo potrei fare perché sono amministratore. Però la foto l'ho scattata, l'ho caricata io, non facciamo cose troppo. Facciamo che lo farò un altro. Però questo è il principio. Quando qualcuno avrà verificato questa cosa qui, questo bel template apparirà in verde. E difatti c'è una categoria nascosta. Si vede più grande. Questa è la categoria che ho messo io. Possiamo vedere se c'è una sottocategoria tipo Castelli in tufo, di tufo no, però possiamo mettere cast. Allora, in Campania, una categoria già abbastanza precisa. Possiamo vedere se ci sono castello in provincia di Avellino. In provincia di Avellino, però non c'è il castello di Tufo, andrebbe creata. Un altro giorno facciamo il tutorial sulle categorie, come crearle, come cercarle, però questo è già abbastanza preciso. Queste sono le categorie principali. Poi ci sono le categorie nascoste, che non appaiono quando faccio la ricerca, per esempio, così via, che sono queste, scritte in più piccolo. Quindi, questa è una categoria di servizio, che non hanno le coordinate SDC, non so neanche cosa sia. Sono le immagini col watermark. Ce l'ho messo io, questo è associato al template. Tutte le immagini con questa licenza sono in questa categoria. Sono immagini riviste da Flickr Review perché siccome ho utilizzato il caricamento guidato, in teoria dovrebbe il bot ricontrollarmi da solo questo caricamento. Adesso ricarichiamo la pagina e vediamo. E c'è la mappa che abbiamo appena visto. Quindi vedete il bot è passato e
mi ha verificato l'immagine, cioè è andata a vedere su Flickr che la licenza era quella che ho messo io e che il file effettivamente è libero. Tutto bene, questo file nessuno me lo cancellerà. Ruthven, ti posso fare qualche domanda? Perché nel frattempo sono arrivate un po' di quesiti. D'accordo. Allora, ci sono varie domande da delle persone che stanno seguendo su YouTube, una persona che si chiama Iki Sudama, Bel nome. che chiede innanzitutto su quali altri siti, oltre a te le faccio tutte insieme, poi magari vedi se rispondi tutti insieme. Su quali altri siti oltre a Flickr si possono trovare immagini con licenza libera? E poi chiede anche se c'è un forum di discussione per capire come catalogare un'immagine già presente in Commons, ma priva di categoria. Ad esempio, il monumento di cui non abbiamo nessuna informazione tranne il comune a cui appartiene, dove si trova. Poi si chiede anche, è mai accaduto che si comunicasse direttamente con l'autore della foto anche per discutere della presenza del watermark? E poi c'è un'altra domanda da Carla, che però è qui, forse magari la può fare direttamente lei. Sì, scusa, mi inserisco? Dimmi, sto prendendo appunti. No, non so se Francesca mi aveva dato la parola. Certo, sì, poi Grazie. eventualmente le trovi anche in chat le domande. Perfetto, grazie. E, dunque, hai inserito Castello, no, il primo inserimento che hai fatto, però lì era Castello medievale. E la categoria storica si può aggiungere? Sì, se esiste, sì. Perché potrebbe essere utile o no? Potrebbe essere utile. Buongiorno a Però, tutti, ciao ragazzi. allora, aspetta. Andiamo a prendere quel file. Andiamo a vedere se la categoria storica è utile, però è più corretto metterlo direttamente nella categoria. Per esempio, vado a prendere i castelli in provincia di Avellino. Quindi ho cliccato sulla categoria e mi appaiono tutti i castelli in provincia di Avellino. Questa è la tipica pagina che rappresenta una categoria su Commons. Qui c'è la finestrella di Wikidata, quindi con le informazioni che sono compilate automaticamente, le sottocategorie e i file che non hanno una categoria generica, per i quali sarebbe bene andare a creare una categoria. Quindi poi torniamo alla domanda di prima. Prendiamo il castello normanno di Ariano Irpino, sito noto anche per i suoi scavi archeologici, che copre un periodo dall'età del bronzo fino ai Longobardi, che è situato lungo il tratturo. C'è anche un castello medievale, e come vedete, qua sopra c'è la categoria per i monumenti di Ariano Irpino, una categoria per il centro storico di Ariano Irpino, per i castelli in provincia di Avellino, perché tutta la categoria del castello normanno che è in provincia di Avellino, e per i castelli normanni in Campania. Questa è la categoria storica, perché poi se vado a vedere i castelli normanni, probabilmente c'è una categoria per secolo. È un gioco di scatole cinese, piuttosto va visto come un albero. Più ti avvicini alla radice, quindi più sali nel tuo albero categoria, più diventi generico. Quindi vedi, i castelli normanni sono classificati nell'architettura normanna. Non c'è una categoria storica, però si potrebbe creare castelli medievali, o per essere più precisi, non so, del IX secolo, X secolo, poi non vorrei dire una fesseria. Ci sono per altre cose. Per esempio, fra le categorie di immagini o di file meno categorizzate sono i libri. Quindi possiamo cercare, ad esempio, 1888 libri del 1888. Questa è una categoria direttamente, opla, legata all'anno.
che trova al suo posto una categoria del decennio, degli anni 80 del XIX secolo, che a sua volta sarà nei libri del XIX secolo e così via. Poi ci sono sottocategorie per paese, quindi tutto un altro mondo. E molti libri che sono una categoria generica che non sono ancora classificati. Questo per mostrare un po' il mondo delle categorie. Quindi sì, per rispondere alla domanda, potremmo mettere una categoria per periodo. E probabilmente esistono, castelli classificati per periodo. Bisognerebbe cercarle. Tornando alle altre Sì, nel domande. frattempo se ne sono aggiunte altre, quindi magari No, bene così. iniziamo dalla prima, cioè insomma, Sì, magari allora, altri siti web. le cose che ti ho già fatto, poi piano piano te le dico mentre rispondi. Altri siti web, YouTube, dove sta? Hopla. YouTube dà l'opportunità di caricare video. Sta zitto. Video con licenza libera. Dove è nascosta la licenza? Qua sotto. Se il video è pubblicato con licenza Creative Commons, appare qui, alla fine della descrizione. Ovviamente questo video è pubblicato con licenza YouTube Standard e quindi non c'è la licenza. Però se andiamo a vedere su, sì, dove sta? Qua. Anzi, prendiamo i nostri. Cerchiamo. Ricerchiamo per categoria. Hop. Categoria. YouTube videos. Categorie sono. Eccola qua. Una bella categoria di servizio con tutti i file caricati da YouTube. In cinese ci va benissimo. Ci sono dei tool per caricare i dati da YouTube con licenza libera che non è ancora stata revisionata. Quindi io, da bravo revisitore di licenza, che dovrò andare a fare? Dovrò andare a vedere questo link della fonte, c'è il video, mostra altro e la licenza non c'è. Santa pazienza. Allora, io adesso da bravo admin dovrei andare a vedere tutti i caricamenti di questo bravo utente. Se vuoi, Ruthven, ad esempio, Marta diceva che i nostri video tutorial hanno tutti licenza libera. Brava Brava! Marta, non. Potremmo. Allora, aspetta, visto che mi trovo, dico. Hop, e ce lo leviamo da mezzo rapidamente, scusate. Ho revisionato, ho detto che non c'è la licenza libera, adesso in cancellazione immediata. Passa un admin e lo cancello. Cancello io, così vedete un bel cambio. Cancellamento in diretta, una bella cancellazione. Quindi è una violazione dal NET dove non c'è una licenza libera non indicata alla fonte. In che categoria sono i video che avete caricato voi? Penso Wikimedia Italia. Tutorial, aspetta. YouTube. Wikimedia Italia Videos. Oh, Su mamma mia. Commons. Scusate se vi siete messi paura. No, no, aspetta. Ok.
Su YouTube è il canale Wikimedia Italia tutto attaccato, ma su Commons si chiama, la categoria è No, Wikimedia ok. Italia Videos. Sono andato direttamente su YouTube. Ah, allora guarda, vedi quella, vabbè, adesso questo è Lo lo schermo vedete? dal vivo, però devi andare su YouTube e cercare Wikimedia Italia tutto attaccato. Vabbè, questo la. Questo non è nel nostro account, è un video che è stato caricato da Liber Liber. Wikimedia Italia tutto attaccato? Presidente emerito. Dove sta la ricerca su questo dannato Sembra che la sito? risposta, cioè, più che altro Wikimedia Italia, tu di tizio giù? Vabbè, tante domande, quindi magari, visto che appunto questa domanda, comunque l'avete visto, sta qua. direi che abbiamo risposto. Qualora fosse caricato su Commons con licenza libera, troverei qui. E questo effettivamente è caricato con licenza Creative Commons by, non by SA 3.0. Tutto bene. Altra domanda, c'è anche Vimeo che permette di caricare video con licenza libera. Varie piattaforme adesso stanno iniziando ad adattarsi. Vimeo l'ha nascosta bene la licenza. Però sì, si può fare. Oppure semplicemente sul sito web in basso, o sul lato, oppure nelle note legali, come dicevo prima. Dove discutere delle categorie? Sto rispondendo alle domande rapidamente. Al bar. Non c'è un forum dedicato alle categorie, ma i bar delle varie lingue si può porre la domanda. Poi se chiedete al bar italiano, risponde Salco, risponde io. Rispondo io, più o meno siamo noi gli utenti, facciamo il servizio informazioni lì. Ok, c'erano allora altre domande, erano è mai Si può chiedere all'utente di levare il watermark, si può anche accaduto? chiedere a un utente di Flickr di cambiare licenza, l'ho fatto in più di un'occasione, e a volte si dice, guarda, anche su Wikipedia in italiano c'è una pagina di aiuto dove specifica questo, bisognerebbe ritrovarla. C'è un messaggio precompilato dove dice, ciao, mi piace molto la tua foto, vorrei utilizzarla su Wikipedia, sarebbe un grande onore per noi. Puoi cambiare la licenza e mettere una licenza libera? Come dice un proverbio giapponese, un maiale, anche un maiale se adulato può arrampicarsi su un albero. Quindi generalmente se dicono cose carine al fotografo, lui di buona voglia vi cambia la licenza e così potete caricare il file direttamente su Commons. È anche buona norma se avete un account Flickr, segnalare la cosa all'utente, magari gli fa piacere. Guarda, sto usando la tua foto per questa voce, per illustrare questa voce. E se lui dice, ah no, non voglio che la mia foto sia ridistribuita, dice, troppo tardi, l'hai già pubblicata con licenza libera. Grazie lo stesso. Altre domande? Sì, ce ne sono ancora molte altre. Allora, te ne leggo un altro po'. Allora, dunque, Daniela chiedeva per quale motivo il materiale da caricare deve essere inedito. Perché se è già pubblicato da qualche Ok, parte, scusami, vai. se è già pubblicato da qualche parte, tu devi dimostrare, abbiamo detto che tu devi dimostrare che è pubblicata con licenza libera. Quindi se il sito nel quale tu l'hai pubblicato, scrivi in grosso, questo file è pubblicato con licenza CC BY SA 3.0 con link alla licenza per rispettare i termini della licenza, tutto bene, altrimenti non lo puoi usare. Se l'hai pubblicato in un libro, probabilmente hai ceduto i diritti all'editore o comunque l'hai dato un'autorizzazione. Devi vedere cosa dice il tuo contratto con l'editore e non sono io che andrò a controllarlo. Io assumo che non hai il diritto. Se l'hai pubblicato su Facebook, Facebook non ti permette di pubblicare cose con licenza libera. Il processo diventa molto più complesso. E tipicamente quello che si fa si scrive TRS. Si dice, ah, guarda, c'ho un file che vorrei caricare su Commons, vorrei pubblicarlo. L'ho già pubblicato nella mia antologia dei gatti marziani. Sono io l'autore, vorrei pubblicarlo su Commons con licenza libera. A questo punto, la gente che ti risponderà su Commons dirà: ok, come mi puoi dimostrare che sei tu l'autore? Fammi mandare un'email dal tuo editore
Oppure, se sei tu il webmaster e il solo proprietario delle foto del tuo sito, perché sei tu anche l'autore delle foto del tuo sito, scrivi in grosso sul tuo sito, immagini pubblicato con licenza libera. Si cerca un modo per dimostrare la paternità del file. Sono dei passaggi in più e sono complessi. Ma se tu sei certo che la foto l'hai fatta comunque tu, e anche se poi è stata Sì, e io distribuita sono il comunque. presidente degli Stati Uniti d'America. No, nel Tu non mi senso credi che. perché secondo te il presidente è un altro, ma. No, nel senso che ho il file originale e quindi nel momento anche in cui lo carico direttamente su Commons, il programma legge in automatico sia l'autore che dove è stata scattata, che la macchina fotografica. Siamo nell'epoca dell'opera d'arte riproducibile. E posso fare una copia del tuo file originale e posso spacciarmi per autore. La legge italiana prevede che il proprietario dei diritti d'autore sia quello che ne de detiene il negativo delle foto, ossia quello che era in copia unica. Adesso la copia unica non esiste più. Tu puoi dichiarare quello che vuoi, io non ti credo. In questo caso non si assume buona fede, tocca a te dimostrare che sei tu effettivamente l'autrice della foto. Quindi se l'hai pubblicato su un sito, devi poter far modificare il sito. Oppure puoi scrivermi un'email dalle mail di contatto di quel sito, nella quale tu mi dici che sei l'autrice che vorresti pubblicarlo. Devi darmi un modo di verificarlo. E non è la carta d'identità o il passaporto, perché io che ne so. Va bene, ho Quindi è più capito. complesso. Se il file è già pubblicato, è più complesso. C'è tutto un servizio che funziona dietro di questo. Però Volter devi dimostrarlo, non è banale. Va bene. Soprattutto se non sei un professionista, perché i soliti professionisti hanno un sito web nel quale espongono i loro lavori o comunque un'email di contatto. Ci sono altri mezzi per farlo. Grazie. Beh. Ruth, ben, ti faccio altre due domande. Poi lascerei la parola anche a Francisco, che ne ha fatte varie, però le può fare direttamente lui aprendo il microfono, direi. Scocciatore. Allora, una arriva sempre da YouTube, da Filippo Colantuono, che chiede: a Ciao volte Filippo. mi capita di segnalare. Urca, aspetta che. Ok, a volte mi capita di segnalare file presi da internet senza autorizzazione per farli cancellare, ma non sono sicuro se uso i template giusti. Come si possono segnalare questi casi comuni? E te ne faccio anche di seguito un'altra che credo forse sia semplice. Qual è la risoluzione minima per la pubblicazione di foto? Ok. Questa arriva da Emanuela, che invece è connessa qui. Come segnalare un copyviol? Non c'è una sola risposta. C'è la cancellazione immediata, esattamente come su Wikipedia o come su tutti gli altri siti. La cancellazione immediata è quando sei certo al 100% che quel file va cancellato. Perché un selfie, perché la foto di un pene, e ne abbiamo tantissime, perché la foto di un gatto sfocata e non è ragionevolmente di uso educativo, perché è stata presa da internet e tu ne hai la prova. Torniamo a condividere la finestra. La cancellazione immediata. Come si segnala? Questa è la pagina di servizio delle cancellazioni immediate su Commons. Ci sono dei criteri e ce ne sono parecchi. Sono elencati qui, si dividono per ragioni generali. Tipo, la prima è come da noi, su Wikipedia. È una pagina di prova, è un incidente, un test, non ha senso, non è nessun contenuto fruibile. Per i file arriviamo qui, quindi sembra una violazione di copyright, presa dal web, uno screenshot molto generica come descrizione. F2.
e contenuto fair use, uno stemma, tutto quello che sarebbe EDP su Wikipedia. Su Commons ospitiamo solamente file liberi, quindi nessun file in EDP, cioè che potrebbe essere usato per solo scopo educativo. No. Un'opera derivata da un'opera non libera, ad esempio la foto di un'opera d'arte contemporanea. Lo vedremo a breve, nella presentazione. Le opere d'arte contemporanee non sono libere. Non posso fotografarle. Un'opera derivata una fotografia è un'opera derivata, quindi non puoi neanche pubblicare una cosa del genere. Rientrano anche gli screenshot in questo, come vediamo si intersecano un po' queste categorie. E così via. F4 è più o meno il criterio di prima. Cioè ho fatto un controllo della licenza e ho riscontrato che questa licenza non era presente sul sito d'origine. Quindi se ho il sito d'origine e non ho la licenza, posso segnalare così il file con F4. E così via, ce ne sono vari. Per ritrovare la licenza di prima, la domanda di prima sul Flickr watching è questo criterio, F6. Sono certo che questo file è una violazione di copyright e viene da una pagina che fa sbiancamento di licenza. Comunque, come vediamo, ci sono molti criteri per la cancellazione immediata. Come si fa? Beh, si usa il template in questo modo. Si scrive speedy delete e il codice. Per esempio, se il file è stato preso dal web, quindi F1, prendiamo un file a caso tipo il mio e vogliamo fare una prova, metto ovunque nel file, non ha tanta importanza il posto dove lo scrivo. Ho scritto speed deletion F1, che era il criterio. Le faccio visualizza anteprima, appare subito la cancellazione immediata. Che un amministratore anche gli concina la spazzatura per cancellare il file. Questo è il modo di farlo. Allora, se conosco anche il sito dal quale non cancelliamo subito questo file. Se conosco anche il sito dal quale è stato copiato, posso indicarlo. Per esempio, posso fare una segnalazione. C'è un tool che permette di fare la segnalazione di copyright. Appare nella barra di sinistra, come avete visto, si accende nelle preferenze, fa apparire questa simpatica finestrina con la notifica automatica all'utente e si dice taken from e un URL, quindi http://www.google.com/ copyviol. Facendo conferma si notifica l'utente che l'ha caricata questa foto. E si fa apparire nella foto, cioè si inserisce nella foto il template di cancellazione che non metterò subito. Quindi ci sono vari modi. Questo è il mio preferito perché si indica anche la fonte, perché l'admin che passerà dietro di voi dovrà verificare che si tratta effettivamente di un file preso dal net. Se avete soltanto un vago sentore, vi consiglio di aprire una procedura di cancellazione, quello che si chiama Deletion Request, DR. C'è anche un tool per farlo. In pratica funziona un po' come le PDC le procedure di cancellazione di Wikipedia. Si aprono una pagina di servizio nella quale si espongono i motivi per i quali si pensa che questo file vada cancellato e dopo una settimana, 2 settimane, 1 mese, 2 mesi, 3 mesi passa un admin e chiude. Però apre la cancellazione, cioè apre la possibilità agli altri utenti, fra cui anche a chi ha caricato il file, di poter intervenire nella discussione. Quindi usate le cancellazioni in
immediate, unicamente se siete certi, quindi avete l'URL del CopyView. Spero che questo risponda alla domanda. Guarda, Ruthven, io farei questo, darei il tempo, perché allora più o meno io direi che per le 18:15 cerchiamo di concludere, per cui darei la parola a Francisco che sceglierà probabilmente una delle sue domande, quella più facile o più difficile a seconda del suo livello di quanto ti vuole stuzzicare. E poi chiudiamo. Le domande sono tantissime e mi Io sembra vabbè, un rispondo po'. rapidamente, scusami se ti interrompo, rispondo rapidamente sui thumbnail, cioè sulle immagini a bassa risoluzione. Sì. Io direi 600x400. Ok. Qua vedete che c'è la possibilità di avere anche file più piccoli per fare per metterlo qua il minimo è 320x214. Si può anche fare più piccolo. Però 600x400 mi sembra veramente il minimo. Già 15 anni fa era possibile avere immagini a questa risoluzione, anche 20 anni fa della nascita di Commons. Quindi deve essere fruibile anche sugli schermi un po' più grandi, dovete pensare che utenti vogliono vederle queste immagini. Non dico stamparle o farne dei poster, però anche fosse solo nelle pagine di Wikibooks o di Wikipedia. Sì, una risoluzione minima che sia decente. Detto ciò, i file con risoluzione minima ma veramente piccola si possono anche cancellare in immediata. Francisco. Sì, ultima domanda di Francisco e poi andiamo in chiusura. Mi Sì, io dispiace. avrei ancora due o tre slide da mostrarvi. Passerò rapidamente. Vabbè, le domande le posso fare, finisci pure le slide, eventualmente le domande te le posso fare anche in privato. Come volete, se ne possono offrire tutti, Ditemi possiamo voi. anche fare una seconda, una Esatto, quello sessione che mi chiede advanced. se ci sono tante domande, tanti quesiti, magari facciamo una seconda puntata. Facciamo una cosa, vado avanti con la presentazione e poi magari ci ritagliamo, vabbè, lo spazio di tempo che ci rimane, finiamo con le domande. Viva? Vai, vai. Allora, dicevamo file caricati da siti esterni con i template di licenza, sì, ma Commons è fatto appunto, come abbiamo visto finora, ci sono tanti dettagli, quindi è fatta per gente precisa e ovviamente che sa leggere le scritte in piccolo, in basso ai file o nei contratti. Quindi sconsiglio l'uso di Commons a chi non sa leggere, o che non ha voglia di rintracciare tutte le informazioni. Perché? Perché ve ne renderanno conto. Tutte queste, cioè, vi chiederanno appunto di renderne conto di queste informazioni, mettendo i file in cancellazione, eventualmente bloccando l'utenza. Quindi se volete caricare unicamente i file delle foto che avete scattato voi e che non sono pubblicate altrove, usate come fonte own, opera propria, e vi dimenticate di qualsiasi problema, come ho fatto io con la foto del fiore che ho scattato un paio di ore fa. Diciamo che ci sono altre foto che sono nel pubblico dominio e che si possono caricare. La regola, base è che in Italia e negli Stati Uniti, 70 anni dopo la morte dell'autore, un'opera entra nel dominio pubblico. Queste cose le potete caricare con licenza PDOLD, vabbè. Ve la proporrà il caricamento automatico. Però in questo caso dovete fornire tre informazioni, oltre alla licenza, ovviamente, e dovete essere capaci di dimostrarle queste informazioni, cioè sito web alla mano. Ok, avevo un esempio da mostrarvi, però magari non abbiamo il tempo, ce lo teniamo per la prossima volta. Però dovete dire chi è l'autore. Quando è nato e quando è morto, soprattutto, perché dovete dire che è morto da più di 70 anni. Che fonte? Avete preso il file? E in che data è stata pubblicata? Perché? Perché la data può essere rilevante, può essere anche
vaga la data, un circa 1945 o negli anni 40 del XX secolo. Va bene, però dovete fornire queste informazioni. Oltre al PDOLD, che si usa per gli autori che sono morti da più di 70 anni, ci sono altri motivi per avere un file nel pubblico dominio. Però dovrete sempre fornire informazioni, quindi essere molto precisi. Autore, data e luogo di prima pubblicazione e la fonte. Oltre alla licenza corretta, non potete caricare questi file con licenza Creative Commons, perché la licenza Creative Commons la può dare soltanto l'autore, e voi non siete l'autore, soprattutto se l'autore è morto da più di 70 anni. Quindi, c'è una regola d'oro. Se non avete tutte le informazioni, non caricate i file. Fate altro, caricate le vostre foto. Scrivete le voci su Wikipedia. Chiedete ad amici di crearsi un account su Commons, di andare a scattare foto, perché vivono in una città nella quale volete le foto e sono più bravi di voi, e chiedete a loro di caricare le foto inedite. Ma non vi impelagate in cose complesse se non avete voglia di sostenere sulle vostre spalle questa complessità e anche la pesantezza di alcuni utenti su Commons. Ecco, possiamo rispondere alle domande adesso. Io direi solo a Supercilum, se ne ha una proprio super rapida, perché appunto cerchiamo di non andare oltre l'ora e un quarto, perché poi è violenza su è violenza sugli umani. Sì, la più rapida allora è quella della categoria che mi è venuta dopo, vedendoti che hai detto sarà bene creare le categorie per questi castelli della provincia dei tali. Però le categorie su Commons, le categorie si creano anche se c'è una sola immagine, o è come su Wikipedia che ci deve essere un certo numero di elementi per crearle? Ci sono regole. Si può creare una categoria anche per una sola immagine se si pensa che più o meno ne arriveranno di altre immagini in quella categoria. Per esempio, abbiamo visto che abbiamo il castello medievale di Tufo, d'accordo? E abbiamo visto che fa parte dei castelli nella provincia di Avellino. Adesso vi condivido un attimo la schermata. Eccola qua. Posso creare la categoria Castello di Tufo. Se possiamo anche fare subito. Tra l'altro c'era un'altra immagine del Castello di Tufo nella categoria Tufo. Mannaggia. Allora, Commons è un progetto multilingue, che vuol dire che nelle discussioni potete intervenire in italiano, in lombardo, in napoletano, in francese, come vi pare. Si utilizza Google Translate. A volte ho risposto anche, in tedesco lo conosco un poco, però ho letto anche il cinese, risposto in inglese, però i nomi delle categorie si scrivono in inglese, è la lingua franca. Quindi se creo la categoria, la chiamo Castle of Tufo. Magari è un nome, Norman Castle of Tufo, va bene così. Questa categoria è vuota. Quindi questa diventerà una foglia del mio albero delle categorie, attaccata al ramo, come ho detto, che si chiamava Castles in provincia di Avellino. Se lo troviamo subito. Questo tool che sto utilizzando per scrivere le categorie si chiama HotCat. È presente anche su Wikipedia e credo su tutti i progetti. Quindi adesso, se torniamo in Castles of the Province of Avellino, possiamo spostare. Ci sono vari modi per spostare i file. Facciamo manualmente. Lo mettiamo qua. Ora, qual è il problema? Adesso questa categoria abbiamo visto che ha
un solo file. Però questa categoria dovrebbe anche andare in tufo, perché il castello di Tufo fa parte della città di Tufo. Quindi, tornando al file, c'è un problema. C'è una categoria ridondante. Perché? Perché questo file è presente nella categoria Castle of Tufo, e anche in Tufo, ma Castle of Tufo è già in Tufo, quindi Tufo è ripetuto due volte. Volevo da mezzo. Adesso va bene. Ho Castle of Tufo, che sta nella categoria Castelli nella provincia di Avellino, è in Tufo, e tu hai detto che ne avevi visto un altro? In Tufo. Ah, in Tufo. Andiamo in Tufo. Così mettiamo un po' di ordine a questa categoria. Per il tutto è non crearsi complessi. Eccolo qua, Castle of Tufo. Io utilizzo un tool che si chiama Catalog, che è molto utile. Seleziono il file o i file da spostare, e qui appaiono le sottocategorie con la freccia in giù. Con la freccia in su sono le sovracategorie della categoria Tufo. E qua, move, sposto questo file nella categoria Castle of Tufo. È magico. Adesso, se ricarico la pagina, questo file non ci sarà più. Però vedo che la categoria Castle of Tufo ha due elementi. Quindi non c'è un numero minimo, e ci sono delle categorie che hanno bisogno di questo tipo di sistemazione. Perché? Perché gli utenti caricano nella prima categoria che gli viene in mente. Andiamo a vedere una città dove ci sono molti turisti. Roma. Se vado in una categoria generica Roma, la prima cosa che vedo è questo bel template. Dice, per piacere, per pietà, utilizzate una sottocategoria. Perché questa qua, che è la categoria generica, necessita di frequente manutenzione in quanto è spesso affollata. Ed è spesso affollata. Oh, caspita, c'è qualcuno che ha sistemato tutto. Va bene. In questo caso è andato tutto quanto bene. Nights in Rome. Nights in Rome ha delle sottocategorie, però ha 200 e passa file. Forse questi file andrebbero sistemati da qualche parte, in una sottocategoria di Night in Rome. Per esempio, abbiamo molte foto di tram di notte, abbiamo molte foto del Foro Traiano, del Vittoriano, Vittoriale. Milano ne ha più di 600. Scusate se vi interrompo, scusa Ruthven, ma gong. faccio il gong finale, perché appunto mi sembra che comunque l'argomento sia inesauribile in un'ora, e c'è tantissimo, credo, da dire. È un mondo, c'è il mondo dei concorsi fotografici, il mondo dei sistematori di categorie, i mondi di cacciatori di taglie che cercano di cancellare i file, delle PDC che sono spesso cruente. Sì, diciamo che quello che vorrei dire è, appunto, intanto secondo me si sono aperti tanti temi, quello delle categorie, appunto, come dicevi tu, anche quello dei tool che per esempio hai utilizzato, che hai solamente citato, ma magari che tanti che hanno partecipato non conoscono, non sanno utilizzare. Poi vabbè, ci sono le domande in Super Silum che sono ancora lì senza risposta, per cui magari in chat magari possiamo continuare in chat e li rispondo. In ogni caso, appunto, questo incontro, come tutti gli altri incontri, è stato registrato integralmente, e quindi poi sarà sul nostro canale YouTube per chi vorrà rivederlo, e si possono anche fare commenti sotto al video, quindi fare ulteriori domande. Devo anche farle qui le domande. Ecco, o ecco direttamente al bar di Commons. Quindi io direi che ringrazio Ruthven e ringrazio tutti voi che siete stati qua connessi oggi.
E vi do intanto, diciamo, appuntamento al prossimo venerdì con il prossimo webinar della serie, che sarà sulla campagna One Lib One Ref, quindi bibliotecari, diciamo, che arricchiscono Wikipedia e inserimento di fonti, e si terrà proprio nel giorno in cui di inaugurazione della campagna a livello internazionale. Direi che poi ci sentiamo tutti in privato con Ruthven, noi sicuramente per programmare un altro appuntamento. E, grazie a tutti.